questo nuovo video. Oggi ho deciso di provare con voi i prodotti di Tarte che sono arrivati finalmente in Italia. E siccome io ancora non ve li ho mostrati né su Instagram né qua su YouTube, ho deciso di mostrarvi la box che mi è stata inviata da Sephora. All'interno ci sono un sacco di prodotti per rendere il vostro viso da così a migliore. Ogni volta mi chiudo i capelli dentro. Perché? Perché sono stupida. Come vedete sono truccata da stamattina, quindi devo andarmi a struccare. Benvenuti a tutti quanti. Oggi sono prontissima per esercitare la mia magia su di me. All'interno del pacco PR che mi è arrivato c'è la linea Maracuja. Come vedete ci sono tutti i prodotti per realizzare un makeup look completo, partendo proprio dalla skincare. Infatti abbiamo il Maracuja Oil, il fondotinta ibrido che funge sia da skincare che da fondotinta, il famosissimo correttore di Tarte, finalmente lo provo anche io, e vi giuro in tutte le volte in cui sono andata in America non l'ho mai comprato e non l'ho mai provato. Un altro correttore, il blush e poi tutto ciò che ci serve per realizzare un trucco occhi, tipo la palette Tartelette Toasted, il mascara e l'eyeliner. E questo è il mio viso completamente struccato per l'occasione, quindi mi inizierei a tirare sui capelli. In questo video ho intenzione anche di chiacchierare un po' con voi, parlarvi del più del meno, visto che è un po' che non chiacchieriamo, quindi sarà un mi preparo con voi molto sciallo mentre proviamo questi prodotti, vi dico la mia. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, se non siete iscritti vi va di seguire i miei video. Ogni giovedì cerco di tirarne fuori uno, poi ovviamente cercherò di farne magari più di una settimana, ma per adesso me la cavo così. Vi aspetto anche su Instagram, che sono molto più attiva e vi faccio molto spesso sondaggi, domande, richieste su video che vorreste vedere, quindi se vi va seguitemi anche là, poi faccio un sacco di cose stupide. Perfetto, viso zoomato così mi vedete strabene, tutti i pori della... Ma come ti permetti ogni video a parlare? Ed eccoci qua. Allora, iniziamo subitissimo con l'applicazione dell'olio. A parte che il packaging è stralussuoso, super carino, mi piace tantissimo. E all'interno, qua leggendo la didascalia, è un olio multiuso ad assorbimento rapido per bilanciare e nutrire tutti i tipi di pelle. Infatti è spremuto a freddo dai semi di maracuja per una pelle più nutrita, luminosa e levigata. Proviamo subitissimo, io lo agito un po'. Nella parte superiore c'è il pulsantino che preleva il prodotto e lo rilascia con la pipetta. Io ne prendo un po' e inizio ad applicarlo qua. Mi è gocciolato ovunque, perfetto. No, vabbè, buonissimo, vado a stenderlo su tutto il viso e ovviamente io ne ho applicato anche troppo, vabbè. Ho già applicato il contorno occhi perché questa zona è molto secca generalmente e quindi ho applicato già prima il mio contorno occhi, tra l'altro di Fenty. Ha una texture molto morbida. Non è uno di quegli oli secchi che si sente che è secco, è molto oleoso, molto idratante. Però non sento allo stesso tempo che mi sta occludendo i pori, non mi dà questo senso di pesantezza sul viso, devo essere onesta. Scusatemi le unghie ragazzi, sto cercando di farle crescere per poter fare poi una cosa. Perdonate la lunghezza un po' così brutta, senza smalto, senza niente, un po' orribili. Tra l'altro ho mangiato un sacco di schifezze in questi giorni. Succede questo quando vai all'asiatico e ti trovi le patatine al gambero e un sacco di altri dolcetti buonissimi, quindi. Il fondotinta che applicherò è sempre di Tarte e si chiama fondotinta multiuso Fond Sealer. Qua dice proprio skincare e makeup in una sola formula e copertura media che dona un finish naturale e luminoso. Idrata e dona alla pelle un aspetto più tonico riducendo al minimo rughe e linee sottili. Fantastico per la mia pelle che inizia a far dividere tutto quanto quello che metto perché sto invecchiando. Questo è il fondotinta, mi piace moltissimo il packaging. Ah, ma che carino, guardate l'apertura, quanto è carina, fantastico. Prelevo un po' di fondotinta, lo applico sul dorso della mano, speriamo che il colore sia giusto. E con il pennello inizialmente lo applico così. È un po' più giallino, però... Ok, questo è il risultato del fondotinta applicato con il pennello e distribuito con la spugnetta. Con il pennello, come vedete, si sfuma benissimo, non lascia nessun tipo di righetta. Io odio questo tipo di pennelli per l'applicazione del fondotinta, devo essere onesta. Però applicato in questo modo è super naturale. Devo dire che non ha cancellato tutte le magagnette che ho sotto al fondotinta stesso, però le ha uniformate meglio. Voglio farvi vedere meglio la texture del fondotinta. Però bellissimo l'effetto sheer che lascia, come vedete sono idratatissima.
Ecco, in punti come sul naso passo la spugnetta perché le righette iniziano a vedersi, giusto per togliere l'eccesso, perché in queste zone si tende a sorridere, a fare, insomma, a parlare, e si creano più rughette d'espressione, anche se il fondotinta dice di essere apposta per questo tipo di problematiche. Vabbè, mentre stratifico, perché è anche stratificabile, il nostro fondotinta, vi ricordo che Gloria ha intenzione di registrare altri vlog. Sono molto contenta di aver integrato questa tipologia di video perché a me piacciono tantissimo, a me piace tantissimo guardarli, mi rilassano un sacco e ho sempre voluto imitare le mie amiche asiatiche, che poi in realtà io ho detto Korean style, ma ho fatto un conteggio delle persone che osservo su YouTube per quanto riguarda questo tipo di video vlog aesthetic, ecco, e sono ovviamente più cinesi e giapponesi quelle che guardo, tipo Lizzie Q è la mia preferita, e wow, lei è tipo Mulan in mezzo alla natura, la dovete assolutamente guardare. Poi è super brava, sa fare un sacco di cose. Poi c'è anche la vita di Nami, poi ce ne sono un sacco, posso darvi se volete alcuni suggerimenti se vi piace questo tipo di video e non magari non, grazie al mio vi ho aperto il mondo, boh, e vi lascio la playlist dei video delle ragazze che seguo qua sotto. E che dire, mi sono divertita tantissimo e mi diverto tantissimo nella realizzazione, anche se è molto è tanto divertente quanto difficile, perché comunque sono tante inquadrature, sono momenti e tante volte non mi va di ricostruirli, cerco sempre di vivermi il vlog mentre lo registro perché mi piace trasmettere le cose che in realtà faccio, non voglio creare un set mentre faccio i video, a me piace che sia tutto fatto al momento, infatti in realtà ho registrato con un treppiedi piccolissimo e nel mentre facevo le mie cose spostavo la telecamera. Ecco, forse le luci sono quelle che peccano un po', perché i video delle asiatiche sono sempre super illuminati, molto bianchi, molto chiari, molto pastello, però la mattina e la sera non è molto illuminata la sala e la cucina, quindi la camera è quella che ha più luce. Ne porterò un po' di più sul canale. Mi tolgo l'eccesso sulle labbra e applico uno dei miei balm preferiti, questo qua è di Laneige, si chiama Lip Glowy Balm ed è nella tonalità pesca, fantastico, io da quando lo utilizzo non ho più pellicine. Come vedete io ho delle occhiaie stra grigie, quindi andiamo a cancellare questo grigio e illuminare la parte sottostante. Qui abbiamo due tipologie di correttori, lo Shape Tape super famoso e il Creaseless Concealer. Questo qua, lo Shape Tape, corregge e illumina il contorno occhi nutrendo la pelle con semi di mango, burro di karité ed estratto di radici di liquirizia. Alta copertura e finish matte, questo è strafamoso. Mentre questo qua è un correttore illuminante ad alta coprenza, copre le occhiaie e idrata fino a 16 ore. Formula waterproof a base di maracuja ricco di vitamina C. Questo lo utilizzo proprio nella parte più scura per cancellare, come c'è scritto, proprio coprire le occhiaie e idratare la parte più secca, mentre questo lo utilizzo per illuminare la parte più in basso. Però prima di fare ciò, dato che i colori sono molto chiari, come vedete questo qua è il 10N Fair e questo è il 12N Fair Neutral. Queste fantastiche occhiaie rosse sono volute per cancellare il colore che ho sotto. Vado ad applicare il Creaseless Concealer. Non so quanto applicarne, quindi farò questa cosa. Lo distribuisco con il pennello per vedere anche che tipo di coprenza ha. Ragazzi, mi ha annullato già tutto. Wow. Ok, adesso devo solo capire se secca o meno. Lui dice che è idratante, diamogli fiducia, stendiamolo anche di qua. Cioè, guardate come si è uniformato stra bene. Sembra che sto facendo skincare e non makeup. Ok, ho comprato un grembiule giapponese. Questo grembiule giapponese è quello che utilizzano le nostre amiche nei video, quindi io cosa ho fatto? L'ho trovato su Amazon, l'ho acquistato, se volete vi lascio comunque il link nell'info box, è molto bello. Vado ad applicare lo Shape Tape in queste zone per illuminare. E niente, quindi mi è arrivato questo grembiule e mi piace tantissimo perché è fatto stra bene, ma mi sono immaginata di decorarlo o personalizzarlo con un logo in particolare e farci diverse cose, quindi l'ho comprato in realtà per come base per vedere come è stato creato e utilizzarlo anche come modello. Se questa idea, se riesco a trovare persone che mi aiutano nella realizzazione di ricami o altro, spero di riuscire a realizzare questa idea che ho in testa, perché secondo me viene una cosa super cute, carina. Io lo utilizzerei, anche perché non vedo l'ora di utilizzare già quello che ho preso, figuriamoci la personalizzazione che ho in testa io per questo tipo di grembiuli giapponesi. Guardate, io con il solo picchiettare leggero del pennello sto avendo una coprenza fantastica, senza
senza righette strane, senza, cioè, wow. Sarò onesta con voi, ho paura a fissare perché non so che tipo di prodotti sono ancora, non li ho testati, quindi ho pensato di utilizzare uno un po' più compatto in questa zona. Questo qua è il Close Up Light di Nabla. Assolutamente fantastico. Mi aspettavo più coprenza per queste zone, ma questa è la mia pelle che va così. In questi giorni non sto facendo tanta skincare, quindi direi di passare direttamente al blush. Questo qua è l'Amazonian Clay 12 Hour Blush. Una polvere morbida e setosa, ricca di pigmenti di colore intenso che non lascia depositi di polvere. L'argilla amazzonica arricchita con la formula 12 ore power controlla l'oleosità della pelle, quindi top per questa zona che di solito si ingrassa tantissimo. Questo qua è il blush, stracarino il colore, e con il mio amico pennello inizio, quanto è scrivente, inizio ad applicarne un po' in questa zona. Super scrivente, ma il colore è bellissimo. Not bad. Ripeto, questa zona qua mi sta facendo un po' schifo, ma è il mio problema. Però il blush è molto bello, si sfuma stra bene. Fino adesso i prodotti, raga, mi stanno piacendo. La cosa per adesso che mi ha colpito più di tutti sono stati proprio i correttori, ed erano quelli che nella mia testa stavano più in hype, cioè non vedevo proprio l'ora di provarli. Passiamo adesso agli occhi, quindi tiro fuori la Tartelette Toasted. Questa è la palette, il pack esterno è bellissimo, sembra quasi un maculato e allo stesso tempo mi ricordano pure i ciottolini di carbone infuocati. Comunque, all'interno della palette ci sono questi colori che sono molto belli, super marroncini, straportabili. La palette è piccolina, non è invadente, mi piace anche il fatto che sia sottile e leggera, non è per niente scomoda, ha uno specchio straampio. Io direi di fare una base molto leggera di cashmere e latte, forse più latte che cashmere, faccio un mix di questi due. Per adesso faccio una base generale con questi colori e lo vado a schiarire un po' con Sunrise e S'more, e vado a schiarire soprattutto anche la parte interna per illuminarla un po' di più, e questa parte qua superiore esterna. Intanto che applico questi colorini qua, un'altra cosa che vi volevo dire, nel mentre che mi applico questi ombretti, li sfumo bene bene bene, non so se avete Telegram, ma potete utilizzare questa app per iscrivervi al canale Telegram della Face Squad. L'anno scorso ho creato questo canale per voi, per potermi aprire anche un po' di più, per poter avere un contatto un po' più diretto e ogni tanto essere presente per raccontarvi le mie avventure. Io non ci sono sempre, nel senso che c'è anche l'amministratore che mi dà una mano e che appunto mette sondaggi e intrattiene. Semplicemente sul canale trovate playlist con delle canzoni, immagini aesthetic e sondaggi sui video e spoiler, perché la maggior parte delle volte si mettono spoiler nel canale dei video che prima di pubblicare vi annuncio. E poi ci sono c'è la chat che si crea automaticamente dopo aver fatto il canale, dove interagisco con voi in modo un po' più diretto, e anche tra di voi interagite moltissimo, perché anche quando io non sono presente si scrivono le persone tra di loro e si danno conforto e consigli, quindi si parla veramente di tutto. È un posto meraviglioso che io adoro tanto. Quindi se non siete ancora iscritti alla Face Squad su Telegram, vi aspetto sul canale nella chat, vi lascio il link nell'info box. Mi farebbe tanto piacere, anche perché per i video futuri, per delle idee che magari mi verranno in mente, tipo che ne so, i racconti imbarazzanti dove avrò bisogno delle vostre chiacchierate, dei vostri aneddoti, sicuramente utilizzeremo la First Code per la realizzazione di questo video. Bene, io ho applicato i colori, si sono sfumati molto bene, questa come base mi piace. Adesso vado a renderla un po' più scura nella parte finale utilizzando Fireside. Questa qua è la Cosmographic di Astra, la matita eyeliner waterproof, e ha questo marrone molto scuro che secondo me matcha perfettamente con la Tartelette Toasted, quindi vado ad applicare il colore. È anche un po' plum. Allora, cosa faccio? Seguo semplicemente la mia linea ciliare e porto in fuori questa linguettina, questa lineettina carina, e allungo semplicemente l'occhio. Inizio a sfumare il colore e pian piano applico anche Fireside per intensificare e fissare la matita. Beh ragazzi, questa palette è molto carina.
Devo dire che questo look sobrio mi sta piacendo. Vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Comunque, ho fatto una pausa dai K-drama. So che sto parlando solo di Asia, ma ragazzi, è la mia fissa dell'anno, ok? Va già avanti da 1 anno e mezzo, però è la mia fissa dell'anno. E sto andando dove? Sto facendo una pausa dai K-drama perché dopo Naviera mi sono depressa tantissimo. No, veramente ragazzi, devo fare una pausa perché qua non si vive più altrimenti e ho deciso che poi inizierò Vincenzo perché mi sembra lontano dai soliti K-drama che guardo e ho paura di annoiarmi, ho paura sia troppo. Che siano film o serie TV in realtà, quando un qualcosa non è girato bene o non hanno effetti speciali fatti bene o hanno una recitazione troppo, troppo, troppo marcata, troppo trash, tutto troppo. A me non fanno ridere, mi viene proprio il nervoso, mi sale l'orticaria, quindi devo smettere, anche perché non sto attenta, poi inizio a perdere tempo col telefono e le serie TV vanno avanti. Quindi devo essere sicura che questo Vincenzo sia vincente, altrimenti non lo guardo. Lasciamo stare i pezzi di Manzi che possiamo trovare al suo interno, ma preferisco non focalizzarmi più sulla trama dei Manzi, ma sulla trama vera. Wow, sono completamente diversi. Ultimamente poi ho guardato Red Sparrow che non l'avevo mai visto, mi ha messo abbastanza ansia, c'è tanta roba lei, è bravissima, però mamma mia ragazzi, splatter a livelli agonistici, cioè. Andiamo a dare un tocco di vivacità a questo angolo esterno con Cosy che vado a prelevare veramente poco. E lo vado ad applicare qua per creare un po' di transition color nella parte finale, così, ok, vado so picchiettare il colore. Più cerchiamo di sfumare la parte esterna qua dell'eyeliner, più secondo me viene sunset, molto carino. E con il dito, le vado ad applicare un po' anche qua sulla lacrima per illuminare. Questa qua è la Tartist ed è una matita eyeliner da una parte e eyeliner in feltro dall'altra, quindi abbiamo questa parte piccolina che è perfetta per disegnare le linee più fini, cioè guardate quanto sono fini queste righe, appoggiata appena la mina. E questo invece è l'eyeliner che cercherò di applicarlo senza, ecco, fare danni. Vabbè, questo è l'eyeliner stranero. Siccome non voglio appesantire il make-up, l'eyeliner e matita non li utilizzo e non voglio utilizzare neanche il mascara in realtà, perché volevo utilizzare un mascara marrone. Però questo è il mascara. Mascara e eyeliner vi dirò la mia magari nelle storie di Instagram. Utilizzo il Day Real. Ah, ma questo è un primer. Io convinta fosse il mascara marrone, invece è un primer. Però è marrone. Vediamo che effetto dà. E lo applico sia sopra che sotto. Naviera mi è piaciuto tantissimo, raga, mi ha lasciato un vuoto enorme e ho notato una cosa, c'è scritto stagione 1, cioè vuol dire che probabilmente faranno anche una seconda stagione, anche perché non è finito proprio proprio. Quindi spero non sia finito così. Ok, questa è l'applicazione del mascara, sia sopra che sotto. Nonostante questa sia una tinta primer di Benefit, io la lascerò così perché voglio che sia così l'effetto. E siamo arrivati alla parte finale del look. Ho portato con me due delle 14 nuance di matite di Diego Dalla Palma. Ho portato la 42 e la 153. In base alle luci ho notato che cambiano un botto i sottotoni. Tipo questo è super rosa, è carne però super rosato, questo invece è più marroncino aranciato, quindi penso che farò un mix. Queste sono le Stay On Me Lip Liner. È una mina morbida, nonostante adesso io abbia sotto il lip gloss assorbito, però comunque già di per sé scorrono veramente bene perché sono molto morbide e scriventi e promettono una lunga durata anche sotto la mascherina. Adesso riempio con quest'altro colore qua, che è un po' più rosato. Per finire provo anche lo Slip Shine di Fenty Beauty. Questo è il numero 09 Bubble Room, strabello, ma proprio strabello, e lo picchietto, diciamo, sopra. Eccoci qua con lo zoomone per vedere insieme come si sono comportati i vari prodotti applicati. Nonostante io abbia applicato l'olio come il maracuyà oil come base, mi aspettavo un rigetto del fondotinta stesso, comunque degli altri prodotti applicati dopo. E invece, come vedete, è
super idratato, ma non si è diviso niente, come solitamente magari può succedere con un olio idratante di base o comunque un prodotto che funge più da skincare magari la sera, ecco, che è molto di texture molto pesante, molto spesso. E nonostante questo olio sembri molto spesso, come vedete si è idratata tantissimo la zona e si è assorbito, lasciando questo effetto molto traslucido, questo effetto sheer sul fondotinta e anche qua nella parte del correttore, che sì, è tutto molto naturale. Ecco, magari su questa parte mi soffermerei per farvi vedere, questa è la copertura del fondotinta sui brufoli, sull'acne, e non è una coprenza, secondo me è una coprenza medio-bassa, ok che è stratificabile, ma nonostante io l'abbia stratificato e ne abbia applicato parecchio, soprattutto in questa zona, come vedete è rimasto un po' trasparentino. I correttori bellissimi, nonostante non li abbia fissati con chili e chili di cipria, perché vi ripeto, io solitamente utilizzo la Profilter, ma a sto giro quella di Nabla si è legata bene. In questa zona delle rughette d'espressione normalmente già mi si toglie, mi si infila nelle pieghette il prodotto, ma va bene, anzi di solito si secca molto di più e sta rimanendo molto idratato nonostante io abbia una secchezza in questa zona spaventosa. Zoom out per farvi vedere il colore rispetto al colore del mio corpo, infatti come vi dicevo è leggermente diverso, però si camuffa abbastanza bene. Sono contenta, mi piacciono, non vedo l'ora di provare loro due onestamente, mi incuriosisce tantissimo l'eyeliner perché già da qua si è asciugato benissimo e non sta venendo via, non perde colore, non si sgretola. Vi volevo segnalare anche altre news che non ho provato in questo video, che sono i Pixie on the Glow Blush, ve li farò vedere magari prossimamente. Questi li sto utilizzando tutti i giorni, sono in stick, voi li applica... voi li applicate così e poi li andate a sfumare, vi lasciano la pelle super idratata, di un colore bellissimo, sano, valdostano. E niente, io vi mando un grosso bacio, se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e condividetelo con le vostre amigliette. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.